presidente Mattarella sarà a Napoli, ha annunciato una visita alla mostra di Caravaggio e poi nel quartiere Sanità insieme al presidente della Camera Fico. Sono molto contento che viene il presidente Mattarella in questo momento a Napoli, perché è un segno di attenzione importantissima per il fatto che Napoli è prima città d'Italia per crescita culturale, e venire alla mostra di Caravaggio che ho inaugurato ieri insieme al direttore Bellengeri è un segnale importantissimo, perché è una mostra bellissima, stupenda e straordinaria. Perché viene oggi, dopo una giornata molto triste che ricordava lei prima, l'agguato a San Giovanni davanti a una scuola, quindi un segnale di attenzione istituzionale, perché come abbiamo detto in questi giorni, quando la camorra spara e spara in quel modo, la risposta la deve dare lo Stato, a cui compete controllo del territorio, prevenzione, attività investigative, individuazione dei responsabili, processi rapidi e condanne quando sono definitive, possibilmente di farle eseguire, non come 13.000 sentenze passate in giudicato di cui ci sono i condannati definitivi a piede libero. Quindi la consideriamo un'attenzione importante. Tra l'altro il presidente Mattarella, ne sono testimone in questi anni, è stato sempre attento sotto il profilo culturale, della legalità istituzionale e politico nei confronti della città di Napoli, quindi credo che non farà mancare domani il suo sostegno alla città e allo sforzo che la stragrande maggioranza dei napoletani stanno facendo per riscattare la nostra terra, perché la cultura deve fare più rumore anche attraverso questa visita di un colpo di pistola. Cos'altro su San Giovanni, cos'altro, oltre a quello che lei ha detto, cos'altro si può chiedere al governo per un territorio, insomma, che soffre disoccupazione, inquinamento e che gli abitanti vivono come abbandonati? Le cose no, gli abitanti non sono abbandonati, perché il lavoro sarebbe, come dire, fare torto alle associazioni, i comitati, i cittadini, le istituzioni di prossimità che stanno facendo un lavoro incredibile anche a San Giovanni. Se solo si pensa alla scuola dove è avvenuto questo gravissimo episodio, che ho visitato pochi giorni prima, fa un lavoro straordinario. Quindi allo Stato bisognerebbe chiedere diverse cose, ma io mi limiterei a due. Una è quella che ho indicato prima, è inutile ed è grave annunciare un rafforzamento delle forze di polizia se poi non lo fai, perché crei anche un'aspettativa che poi viene delusa. Quindi questa è la prima cosa che andrebbe chiesta allo Stato. La seconda, di non fare quello che si è fatto negli anni precedenti e questo governo vuole continuare a fare, le discriminazioni. Ci dicono sempre che non ci sono i soldi, no? Anche di questi giorni col DEF, ma se poi trovi una mattina all'improvviso 12 miliardi di euro per salvare per l'ennesima volta Roma dai suoi debiti che ha accumulato anche recentemente negli ultimi anni, e invece non stai vicino a chi da solo, senza soldi, sta riscattando un mezzogiorno con le mani pulite, con la passione dei suoi abitanti, ecco, questo è un fatto molto grave che provoca distanza tra i territori e il governo centrale. Forse bisogna finirla con le discriminazioni e le disuguaglianze e alle parole, alle chiacchiere, qualche volta alla propaganda, far seguire i fatti.